Allora, la signora ha offerto nuovamente tutta la collaborazione necessaria per chiarire la verità dei fatti, l'escursus storico, che ovviamente è importante, ha un grande, insomma, lungo lasso temporale. Immagino ci sia stata la comprensione dei fatti ancor meglio di quanto ad oggi sapevamo da parte del giudice, da parte anche dei pubblici ministeri. Adesso confidiamo ovviamente nell'udienza del riesame che si immagina venga fissata per la prossima settimana, non oltre per procedura. E proseguiamo nella difesa. Ribadisco quello che ho detto anche altre volte. Dobbiamo avere rispetto per i soggetti coinvolti, quindi anche dei minori. Quindi io non faccio alcun tipo, non facciamo alcun tipo di dichiarazione su quelle che è l'entità delle circostanze riferite dalla signora o quant'altro, perché i soggetti coinvolti sono minori e quindi dobbiamo avere rispetto anche della riservatezza, anche delle condotte che vengono contestate. La signora ha chiarito, ha spiegato, non ha modificato la propria versione, quindi ha chiarito linearmente rispetto a quello che era stato le sue dichiarazioni davanti al pubblico ministero, ha continuato su questa stessa linea e ha fornito le ulteriori spiegazioni richieste ai GIP. Ma lei ha ricontattato questo ragazzo dopo l'8 di marzo, cioè quando c'erano già state le Questi sono fatti processuali che hanno necessità della dovuta interpretazione in sede di tribunale, non in sede Ma di d'interrogatorio. processo. Non abbiamo presentato richiesta di revoca o di attenuazione della misura cautelare perché ritenevamo che questa non fosse né il momento né la sede più opportuna. Era il momento in questo momento per la signora di chiarire la propria posizione, di chiarire la vicenda, e che è quello che ha fatto. Dal nostro punto di vista ci sono degli elementi di discussione, altrimenti non avremmo fatto la richiesta di riesame. Sarà poi il Tribunale del Riesame il luogo deputato nel quale esporremo le nostre argomentazioni. Non rispondiamo. La nostra richiesta di riesame non è strumentale, non è un'attività difensiva dovuta, è fatta perché ci crediamo, perché i presupposti possono portare a un riesame della misura. L'impostazione processuale, non la verità, è nota, è precisa, è puntuale ed è stata impostata fin dall'inizio in una certa maniera e non sono certo altri avvenimenti che per adesso faranno cambiare le La linee signora ha difensive. cambiato versione. No, come abbiamo detto, no. Bene, grazie. Grazie.